Infine le note dell'articolo, vediamo le principali. La terza l'abbiamo già discussa. Adesso vediamo più in dettaglio la prima nota. Banca d'Italia e BCE, e in generale anche il mondo politico e tutto il mondo economico, si sbagliano quando ritengono che la ripresa ciclica possa aiutare la crescita strutturale, poiché creerebbe le condizioni affinché la politica faccia le opportune riforme. E si sbagliano per due ragioni. La prima, come vedremo, la ripresa ciclica allontanerebbe e impedirebbe la crescita strutturale invece di favorirla. Non come vedremo, ma come abbiamo già visto. Perché la ripresa ciclica va ad aumentare i danni nel sistema produttivo, aumenta gli investimenti sbagliati e richiede una correzione poi del mercato che è più dura, più severa. Quindi fa regredire il sistema produttivo. Ecco perché la ripresa ciclica allontana la crescita strutturale, la impedisce, la rende ancora più difficile. Vediamo adesso la seconda ragione. Le uniche riforme che potrebbero veramente consentire la crescita strutturale sono quelle che tese a impedire l'interventismo dello Stato e delle autorità monetarie, quindi a eliminare le interferenze esterne. E quindi sono riforme che la Banca Centrale, la Banca d'Italia, lo Stato, il potere politico e così via, nazionale o sovranazionale che sia, non si sognerebbero mai di proporre, in quanto cancellerebbero le stesse banche centrali e i loro privilegi e lo stesso anche i privilegi del mondo politico. Quindi queste autorità politiche e monetarie dovrebbero varare delle riforme per la loro autoeliminazione, cosa che non faranno mai. Viceversa, cercano di intervenire sempre con maggiore intensità a distorcere il mercato del denaro e il mercato in generale, sia attraverso l'inflazione monetaria che attraverso tutta una serie di regolamenti e regolazioni arbitrarie e artificiali.